Siamo proprio nella culla del sogno di questo uomo di Dio che è vissuto nel secolo scorso. Si può dire che ha speso la sua vita, la sua intera vita, soprattutto il suo sacerdozio, per questa città di Montaltofugo. Ogni volta che si affacciava all'idea del sacerdozio, era qualcosa che non riusciva a digerire. Che giornata nera stiamo passando dal 25 corrente. Stamattina mi si presenta una donna che mi dà 14 lire raccolte in mezzo alla popolazione affinché celebrassi la Santa Messa per loro e chiedessi lume al Signore per prendere una decisione. Tra lo scoppio orribile delle munizioni, tutto il popolo si riunisce in chiesa. Celebro la Santa Messa tra le grida di spavento delle donne e dei fanciulli. Verso la fine della Santa Messa mi sento spinto ad annunziare a quella povera gente che sarei stato sempre con loro, sia fuggendo che restando. In quel momento sentivo che il pastore non doveva abbandonare le pecorelle. Il sacrificio fu estremo. Appena giunto in sacrestia, mi si presentarono i maggiorenni del paese e mi dissero che essi avevano deciso di restare e mi chiedevano che anch'io restassi con loro. Non seppi resistere alle loro suppliche, al pianto dei fanciulli che mi si stringevano intorno, e presi la risoluzione di restare. Stamattina, mentre mi apparecchiavo alla celebrazione della Santa Messa, mi si manda il messo comunale per dirmi che mi è proibito celebrare e che mi desidera il sindaco. Comprendo la mia condizione e per non farmi prendere a biscone penso di scappare attraverso i campi di Cormans, onde avere maggiori riguardi. Prendo la piccola valigetta, compagna inseparabile della mia vita di guerra, e mi avvio per Cormans. Vicino Chiopris però mi imbatto proprio col sindaco e col nuovo comandante di presidio austriaco. Questi mi dichiara prigioniero e mi manda al comando del primo reggimento fanteria a Romans. Bentrovati alla seconda puntata di Modelli di Misericordia, dedicata alla vita, alla testimonianza di Don Gaetano Mauro. E ci siamo lasciati proprio qui, da questa stanza, una stanza importante, con Padre De Rose, e ritroviamo, ecco, il generale degli Ardorini, Padre Salvatore Cimino, con cui, ecco, continuiamo questo viaggio nella spiritualità, nella attualizzazione del messaggio di Don Mauro, ecco, in questo luogo veramente importante, il luogo dove lui ha vissuto. E il tema di questa puntata, l'abbiamo sentito anche dall'introduzione, proprio tratta dagli scritti di Don Mauro, ci porta a un episodio, ad un momento specifico che hanno segnato profondamente la vita del decano, il periodo della guerra. Ecco, faremo questo viaggio comprendendo anche quella che è stata una sua recente esperienza, un viaggio a Viscone, ma vorrei, ecco, che lei ci contestualizzasse e ci riportasse, ecco, a quel periodo in cui il decano ha dato veramente prova di tutto suo l'attaccamento a Gesù attraverso l'amore verso il prossimo. Certo. Si può dire che il decano è stato messo alla prova immediatamente. Subito dopo la sua ordinazione sacerdotale è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Ha stravolto in un certo senso anche la vita del servo di Dio, Gaetano Mauro, giovane sacerdote, pieno di sogni e di speranze legate al suo apostolato a Montalto, appena iniziato insieme ai giovani, che si vide chiamato alla guerra insieme alla maggior parte di questi giovani che lo attorniavano, e lui fece parte del corpo di sanità. Dopo un certo periodo di tempo in cui fece l'infermiere di campo, ecco, gli fu assegnata una parrocchia, quella di Viscone, in questa zona ai confini con la Slovenia, e lui
fece il parroco a tutti gli effetti. Lui, la cosa più straordinaria è constatare che così come era parroco a Montalto, fece il parroco anche a Biscone. Fino al momento in cui, davanti alla possibilità di scappare dopo la rotta di Caporetto e rientrare nei confini oltre il Piave, lui decise di restare con questa che era la sua famiglia, la sua parrocchia, e fu fatto prigioniero dagli austriaci. Sì. Lei recentemente è stato proprio lì perché quella popolazione ha voluto rendere grazie a questa figura, ed è molto bello, ecco, andare oltre i confini regionali e vedere come, ecco, esiste ancora questa riconoscenza, questa valorizzazione di questo servo di Dio. Una giornata importante, una giornata che in qualche modo unisce anche queste due comunità. Certo, si può dire che noi figli spirituali di Don Gaetano Mauro non abbiamo mai perso i contatti con la parrocchia di Viscone, ma la cosa più eccezionale è che questi contatti non li perse il decano fin quando fu in vita. Mantenne questi rapporti, soprattutto con dei giovani diventati poi adulti, che lui continuò ad accompagnare nella loro crescita umana e spirituale, anche a distanza. Lui non ritornò più dopo la guerra a Viscone, ma si può dire che rimase a Viscone. È una delle sorprese più belle che mi è toccata negli ultimi tempi sperimentare, e quanto non solo la figura, ma proprio la presenza, l'esempio, la testimonianza di Don Gaetano Mauro sia viva a Viscone. Sono stato invitato dal parroco attuale, Don Federico, in occasione di un centenario legato alla figura di Don Mauro. Mi sono sorpreso che dopo 100 anni, ecco, si ricordi ancora l'opera di questo sacerdote calabrese proprio in una terra così lontana al nord dell'Italia. Ricorreva il 100° anniversario del restauro di una statua, la Madonna di Strada, restauro promosso e realizzato dal decano di rientro dal campo di concentramento prima di ritornare nella sua Montalto. Ecco, il decano vide questa statua a cui avevano mozzato le mani ed era stata decapitata. Non poteva certamente lasciare lui questo amore verso la Madonna, lo ha sempre caratterizzato, per cui promosse e realizzò questo restauro musicando il testo da lui composto dell'inno della Madonna di Strada. Per cui Don Federico mi ha invitato, io ho accettato con molta gioia e molto piacere, mi sono recato a Viscone. Per me recarmi a Viscone è stato come realizzare un pellegrinaggio, arrivare su un luogo santo della vita del decano e scoprire che realmente Don Gaetano Mauro è vivo non solo nel ricordo, è vivo in una memoria grata da parte di questi che non sono altro che addirittura i nipoti o i pronipoti di chi il decano ha conosciuto. Uno dei momenti più emozionanti è stato quando alla fine della celebrazione eucaristica è stato intonato l'inno della Madonna di Strada, che io non avevo mai sentito, e lì mi sono accorto, ecco, che la santità di quest'uomo è straordinaria, perché a intonare questo inno mi sono accorto che la musica era la stessa della Madonna della Serra. Cioè lui ha musicato, siamo a pochi metri da qui. Sì, lui ha musicato l'inno della Madonna di Strada sulla stessa melodia della Madonna della Serra. Per cui ho detto a questi fedeli di Viscone, ho detto: guardate, la santità di Don Gaetano Mauro ci ha fatto per 100 anni cantare alla Madonna con la stessa musica, senza saperlo, Sud e Nord Italia uniti, ecco, dall'intuizione straordinaria di questo santo sacerdote.
Noi nella prossima puntata parleremo anche della fondazione degli operai, dei più operai catechisti rurali, quindi in qualche modo continueremo a parlare di questo attaccamento alla terra, alle persone, a questo territorio. Però ecco, prima di andare a sentire Padre De Rose, che ci porterà ecco, in quella che è stata anche per certi versi, passiamola con questo termine, la trasformazione della sofferenza in forza, ecco, di Don Mauro, e questo avviene quando tutto ciò si vive nella piena intimità col Signore. Vorrei, Padre Salvatore, ecco, che lei in qualche modo raggiungesse quelle persone che sono in questo momento, ecco, nella sofferenza, quelle persone che non hanno speranza, quelle persone che non vedono, ecco, magari ce l'hanno ma non vedono di fronte a sé la luce. Allora, ecco, proprio sull'esperienza e la contestualizzazione del messaggio del decano, cosa possiamo dire loro? Ma credo che sia uno degli elementi fondamentali della spiritualità di Don Gaetano Mauro. Non ha mai scritto un trattato sulla sofferenza cristiana, il decano. Lo ha scritto nella sua vita, nel suo cuore, l'ha scritto sulla sua pelle, l'ha scritto sperimentando quanto profonda possa essere la sofferenza umana, ma quanto questa sofferenza possa diventare amore, vita, nel momento in cui è illuminata dalla fede, cioè da questo sguardo continuamente fisso su Gesù crocifisso, morto e risorto, l'unica speranza che il cristiano ha. E allora ecco, il messaggio del decano è un messaggio attuale perché è il messaggio di un testimone, non è un teorico della sofferenza cristiana vissuta nel migliore dei modi, se non un testimone, un martire, potremmo dire in un certo senso, che sulla sua pelle ha sperimentato l'amore di un Dio che sa trasformare la sofferenza e la morte in vita. Bene, e noi ora andiamo a sentire Padre De Rose, con lei ci vedremo chiaramente per la terza puntata e guardiamo ancora questi luoghi e poi in questo luogo incontreremo nuovamente Padre De Rose. Eccoci Padre De Rose, ben ritrovato, grazie per l'ospitalità che ci date in questa casa, simbolo di tutta ecco, la missione e l'opera di Don Mauro. Ci colleghiamo a quanto detto col Padre Generale, con Padre Salvatore, siamo nella seconda puntata, questo viaggio in questo modello di misericordia che è Don Gaetano Mauro. Ecco, parliamo di questa... mi lasci passare il termine, trasformazione che Don Gaetano riesce a fare della sofferenza facendola diventare forza. Ecco, abbiamo sentito e parlato di un periodo particolare come quello della guerra, questa fedeltà di questo parroco, ci eravamo lasciati con lei proprio con la data in cui lui diventa parroco, l'esperienza di Viscone, ecco, addirittura subire la prigionia, ma ecco, sofferenza che diventa forza per sé e per gli altri. La sofferenza nella vita di Don Mauro è stata decisiva. Per quanto Don Mauro non sia un teorizzatore di nulla, tuttavia la sofferenza è ritornata continuamente nei suoi pensieri, nei suoi discorsi. È apparsa presto, già dai primi mesi della sua presenza a Montalto, perché appena 2 anni dopo la sua ordinazione sacerdotale è qui parroco a Montalto, non nella forma in cui sarà poi decano della collegiata, e già ha cominciato il suo apostolato un po' nuovo. Lui quando arriva fa la novena di San Giuseppe, una novena dura 9 giorni, fatto la festa è arrivato il 19 marzo, finisce, però qualcuno in chiesa o in sacrestia dice: che bella cosa, peccato che sia finito, ci vedevamo tutte le sere. E lui dice: possiamo farlo ancora. Però non si concepiva
è finita la novena, domani 20 marzo che facciamo? E lui dice: venite in casa mia. E comincia la sua presenza e la presenza dei giovani in casa sua, fatta di due stanze, una sotto e una sopra, con un balconcino. Ma quasi subito arriva la cartolina: bisogna andare al fronte. Quel gruppetto di ragazzi così, che si era appena formato, non aveva ancora nome né volto, ma ragazzi che vivevano con lui. E lui glielo dice che deve partire, questi ragazzi restano costernati. E la sera si lasciano, ma con molto dolore, tutti quanti. Lui rimane solo e si affaccia dal balconcino, non perché volesse vedere il panorama, forse cercava un respiro più ampio, e sente un pianto. Si sporge, guarda, c'era uno di quei ragazzi che piangeva perché lui partiva. E la sofferenza di quel ragazzo si trasferisce in lui, e lui ci confessava di aver fatto questa preghiera: Signore, se tu ritieni che le sofferenze che io passerò in guerra possono salvare delle anime, queste anime, io ci vado volentieri. Questo è stato, come dire, il primo passo in questo regno della sofferenza, il pianto di questo giovane che lui accoglie, ma che sente di poter trasformare in qualcosa. È tipico di questo tempo e di questa mentalità, di questo suo modo poi di fare, di agire, la rotta delle nostre armi a Caporetto. Era successo che quanto i nostri avevano fatto l'avanzata, i parroci del luogo, che erano filoaustrieci, se l'erano svignata. E allora il governo italiano ha fatto parroci i preti che aveva nell'esercito, e lui diventerà parroco. Quanto poi si riprendono gli austriaci quei terreni fino al Piave, e allora sarebbe stato logico che anche lui se ne fosse andato con le truppe ritirata. Però non si sente di lasciare quella gente che non sapeva dove rifugiare, provavano granate, bombardamenti, quella gente non sapeva dove mettersi, dove stare, dove andare a piangere, dove andare a ripararsi, però si raccolgono attorno a lui, e lui dice: ditemi cosa volete fare, se voi volete mettervi in salvo vengo con voi, se voi volete rimanere io resto con voi, nonostante tutti. La gente rimase e lui rimase. Divenendo prigioniero. Sì, esatto. Beh, questa sofferenza di Don Mauro, Padre De Rosa, è una sofferenza anche fisica, ma possiamo definirlo quasi un martoriante desiderio di santità? Certamente, perché lui voleva consumarsi, non c'era altra strada. Quel che lo faceva, che lo ha reso, come dire, martire dei suoi primi cammini, è stata la partecipazione alle vicende dei ragazzi. Ora, lui qui farà un laboratorio di falegnameria, prenderà delle iniziative di natura sociale, culturale. Pensa che questi ragazzi raccolti dalla strada, la prima manifestazione importante che fanno, una conferenza su Dante Alighieri. Che non è poco. Che non è poco. E siamo nel 1921, no? Allora, però prende tanto amore a questi ragazzi che lui dice: io mi accorgevo se avevano peccato, se il loro cuore ringrazia di Dio o no. E lui
e aveva dentro un termometro, ognuno che incontrava di questi ragazzi la sera parlando al colloquio era il suo martirio, e lui lo dice, ma fu anche la delizia della mia vita. Beh, una delizia che si trasforma in lui, ma si trasforma soprattutto negli altri, in questo miracolo sociale, oltre che spirituale, del ricreatore. Quello di cui andremo a parlare nella prossima puntata. Quindi grazie di cuore, Padre Rosa, e grazie a voi che ci avete seguito. E arrivederci alla terza puntata di Modelli di Misericordia, dedicata a Don Gaetano Mauro.